Ciao a tutti amicetti e amicette, io sono sempre Ro e sono tornata con un nuovo video. Come state? Sono tornata con un mi preparo con voi dopo veramente un sacco di tempo, ma oggi ho la mia ultima prova dell'abito. Di solito mi sarei fatta anche le unghie e tutto, ma questa è stata una settimana allucinante. E giusto per darvi un ordine temporale, oggi è venerdì 23. E quindi niente, c'è stato davvero è stata veramente una settimana, Merlino, ti prego, una settimana assurda. E chissà che finisca e chissà che la prossima sia, riesco a stare un po' dentro con la testa. Ad ogni modo, come potete notare, ovviamente non mi sono pettinata io, ma abbiamo fatto, vabbè, poi in caso ve la faccio vedere, la prova dell'acconciatura, un po' cambiata rispetto all'altra volta, che forse l'avete vista in qualche vlog, non mi ricordo, comunque vabbè, è un po' meno bombata, che la preferisco. Io volevo un'altra cosa ancora e la proveremo, però va bene, per oggi va bene così. Dietro comunque mi piace molto, anzi vediamo se riesco a farvela vedere. Cioè dietro io ho un altro strafantino, vedete? Sicuramente sarà piccolissimo per voi, però guardate che bello. Mi piace, voglio solo provare un'altra cosa per sicurezza, per scrupolo mio, perché volevo forse fosse una cosa più alla Bella e la Bestia. E in onore di questo mi preparo con voi, in onore del futuro matrimonio, tutto quanto. Oggi per truccarci andiamo ad usare questo. Avrei anche la palette della Bella e la Bestia, ma è di Makeup Revolution, devo ancora provarla e non mi fido a provarla, anche se questa è una prova dell'abito e non è l'abito in sé, ma non ha tanti colori che vanno bene per il mio vestito, quindi eviterò. La prossima volta la proveremo, però insomma ecco, per oggi evitiamo. E nulla, mamma mia che bello. E poi mi sono messa, perché voglio vedere come sta col vestito, anche questa collana che ho preso Gioielleria Fiorenzo su Instagram. L'ho comprata io, assolutamente. È in oro rosa, come anche le decorazioni che ho nei capelli. Mi mancano solo gli orecchini, perché quelli di RWA Jewels sono ancora in riparazione e voglio vedere se ci stanno bene quelli con la collana. Volevo vederlo anche col vestito, ma vabbè. E sicuramente voglio dei punti luce in oro rosa, semplici da mettere nel secondo buco, perché io ho due buchi e vorrei riempirli entrambi. Oggi per l'occasione, come succederà sicuramente anche per nel giorno del matrimonio, perché sicuro altrimenti non mi chiamerei Rossella, mi sono usciti due brufoli, uno qui sopra e uno qui. Quindi noi adesso andiamo prima con il fondotinta. Stavo per andare prima col correttore, ma secondo me non è una buona idea. Andiamo prima con il fondotinta e dopo vediamo se serve altra coprenza, ma sicuramente, perché questo fondotinta è iper leggero. Questo è l'avete già visto mille volte, il Dior Backstage l'1C. Ho già comprato quello nuovo perché questo è finito. E ho già comprato quello nuovo, ecco, da utilizzare per il giorno del matrimonio. E niente, sì, quel giorno sarò tutta così. Io non sopporto i capelli addosso, cioè mi piacciono da morire i capelli lunghi e mi piacciono molto di più così, cioè poco da fare. Però odio i capelli davanti, odio, però quel giorno lì non posso non avere almeno due ciuffetti così che, ecco, sono anche già smontati, ma giustamente la parrucchiera cioè, ha fatto una cosa, non dico alla veloce, ma l'ha fatta in maniera più scialla. E perché io sono stata stupida, mi ero dimenticata di avere la prova dell'abito, vi dico la verità. Dai, il brufolo, nonostante la bassa coprenza, è già sparito un po'. Comunque, appunto, mi ero dimenticata della prova del vestito, appunto, di oggi, perché lo avevo scritto sull'agenda fisica e non sul cellulare, proprio perché ho detto, se lo scrivo sul cellulare non uso più l'agenda fisica. E momenti me lo dimenticavo. Ciao, sono Rossella e sono un genio. Vado a metterne un altro goccettino, ecco, proprio ino, 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 da piazzare sulla fronte.
Non riuscivo a truccarmi prima perché sono andata da lei alle 8 e sinceramente ora che ho dato da mangiare alle bestiole e ora che mi sono quantomeno messa la crema, fatto e brigata, sì, diciamo che non ho avuto proprio il tempo di pensare anche al trucco, cioè non volevo svegliarmi alle 5 per la prova, sinceramente, avendo poi tutto il tempo nel pomeriggio, cioè nel pomeriggio dopo l'acconciatura, insomma, ecco. Sono super ansiosa, sono super ansiosa. Prima ero tranquillissima, anzi non vedevo l'ora dell'ultima prova, di farmi anche la prova dell'acconciatura e tutto quanto, no? Quando sono tornata a casa e ho realizzato che dovevo anche truccarmi e ho detto porca miseria, è l'ultima prova, chissà se andrà bene. Io ho tenuto ovviamente sotto controllo il peso affinché il vestito mi stia come quando l'ho provato l'ultima volta, insomma, no? Perché poi deve essere preciso, perché ho le spalline che se quando l'ho provato che avanzavo centimetri e che ve l'avevo anche detto, praticamente le spalline mi cadevano e tutto quanto perché giustamente no? E non posso rischiare che quel giorno c'ho la spallina. Mi scivolava la spallina, la cos'è che Dio non lo so imitare Belen, decisamente no. Però insomma, ecco quella scena lì. Immaginatevi quella scena lì fatta dalla. Che si chiama lei? Non mi ricordo più, Raffaella, mi pare qualcosa. Boh, vabbè. Comunque, ecco sì, diciamo che non posso fare quelle scene quel giorno lì, anche perché ho proprio un bustino e il bustino deve essere preciso, altrimenti è un attimo che passi da elegante a porno diva. E sinceramente quel giorno perlomeno non voglio essere una porno diva assolutamente. E aspettate che, ecco sì, infatti stavo cercando questo con un po' di acqua perché non sono abituata ovviamente, ma ho le sopracciglia tatuate, per chi non lo sapesse, e ho i miei peli sotto assolutamente, però questa parte qua dietro è quella che mi manca di più, quindi non vorrei che mi si coprisse il tatuaggio. È vero che dopo comunque un minimo di come si chiama? Un minimo di Gesù, di mascara per le sopracciglia ce lo metto lo stesso, però insomma, ecco. Allora, quanto durerà questa pettinatura? Niente. Vado a mettere il Dior Forever Skin Correct, che è il correttore della Dior, pochissimo. Ok, è sempre 1N, l'altro era 1C, questo è 1N, perché poi vabbè, più o meno sono quelli i colori, ma non, cioè questo è tipo il neutro, l'altro era cool, se non sbaglio. Uno neutral e l'altro era uno cool, qualcosa del genere. E niente, un goccino goccino, quello che avanza anche sul brufolino qui e il brufolino qui, che guardate veramente, l'odio, l'odio, vabbè. Comunque, potevo farmi prima il trucco occhi e dopo il viso? Vabbè. Mi sono vista i brufoli e subito volevo coprirli, vabbè. Che poi ovviamente, cioè non è quel giorno lì, quindi non è una roba che per carità, però preferisco vedermi il più finita possibile in modo da riuscire ad immaginarmi quel giorno e dire ok, effettivamente va bene così. Ecco, a posto. E adesso vado a mettere un filino di cipria. Vado a mettere la By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Ok, io ho una pelle secca, però un minimo di cipria bisogna che me la metto lo stesso, cioè non posso evitare di mettermi la cipria oggettivamente parlando. E quindi ecco, questa qui ha una polvere sottilissima, quando fai così non si, ok, sì, si vede, cioè fa una nebbiolina, cioè fare vapore. E ovviamente la prima cosa che faccio è andare a fissare il contorno occhi, ok, qui dove c'è il brufolino,
pochissimo, ma proprio poco poco, la fronte, il naso e il mento è qua sotto. Per il semplice fatto che, ok, ecco, nel resto del viso andrò poi a mettermi, no, il blush, la terra, l'illuminante, quindi non vado a mettere troppe polveri una sopra l'altra. Oggi poi sta uscendo il sole, quindi c'è molta probabilità che faccia caldo e io me lo auguro perché mi auguro anche che il giorno del mio matrimonio non faccia caldo e quindi preferisco piuttosto soffrire il caldo che avere la pioggia, ovviamente. E quindi ecco, vado a prendere il blushino, questa è la Sassy di Mulac, quella. Non mi ricordo se è la più chiara o la più scura. Boh, o forse la Sassy era una sola. Non mi ricordo. Vabbè. Comunque prendo il blushino. Poco poco perché questa qui non so se ce l'avete o comunque se vi può piacere, se vi possono piacere i colori. Ok, però scrive veramente tanto. E infatti l'ho voluta prendere apposta proprio per quel giorno, perché ho visto anche a parte che ne parlano tutti bene di Mulac, delle polveri, soprattutto delle polveri viso, quindi ecco, volevo anche comprarmi, vi dico la verità, però non lo so perché ultimamente non mi trucco mai, quindi vado a prendere un po' di terra, poca poca, e non mi trucco mai, per cui non mi fa neanche più voglia, cioè truccarmi in casa, ragazzi. Io apprezzo chi lo fa, perché cioè, ovviamente ci si trucca per se stessi, che uno vada fuori, che uno stia a casa, uno lo fa per se stessa. Ma io, siccome non mi vedo male senza trucco, ok, e la mia pelle è ipersensibile, se posso sinceramente non andare a poco poco sul naso, cioè niente di che, mi piace il mio naso, non è che, però. Ormai è l'abitudine. Ecco. Sfumo bene, per carità. Ed era con quello che è avanzato praticamente. Sì, ok. E siccome appunto io oggettivamente mi vedo bene con il mio viso, ok, e appunto la mia pelle reagisce facilmente, preferisco tenerla pulita, ok, ovviamente mettere creme, cremine, tutto quanto, a maggior ragione in vista del matrimonio. Non vorrei provare cose nuove o trucchi e magari avere la pelle che mi si squama quel giorno. Perché poi, cioè, fa ridere, però io veramente ho la pelle ipersecca. Quindi se metto un giorno in più un fondotinta o la cipria, quelle cose lì, mi viene fuori subito, come si dice, mi viene subito fuori qualche brufolino oppure appunto la pelle super secca, quindi voglio evitare. Ad ogni modo avrei voluto la In My Birthday Sweet e non lo so perché ha dei cangianti soprattutto che mi ispirano tanto. Ecco, dopo mi ripasso il boccolo prima di uscire e quindi non lo so, sono un po' indecisa perché ripeto, non mi sto truccando molto, quindi forse non ha neanche tanto senso, però non lo so, vedremo. Quasi quasi oggi voglio provare una cosa diversa. Siccome il mio vestito, oltre che è tanto rosa, so, non l'avreste mai detto all'inizio, ma è così, ha anche tanto verde, anche se è un verde diverso da quello che sto per usare. Invece che farmi la sfumatura col marrone, voglio andarmi a fare la sfumatura col verde. Questo è un verde oliva, no, metallizzato, volevo dire oliva barra militare, ed è la mini retro palette, o mini retro, penso sia mini retro, però insomma, adesso possiamo andare ad usare il mio favoloso specchio. Cioè, voi vi immaginate il giorno con il vestito, con tutto quanto, io mi faccio le foto in questo. Vabbè, adoro. Comunque, siccome è tutto parecchio freddo anche il vestito, ma poi anch'io ho scoperto di avere un sottotono freddo, comunque i colori freddi mi stanno meglio. Ok, quasi quasi appunto invece che usare il marrone vado ad usare questo verde. Ovviamente
Lo metto per primo in modo che poi, man mano che vado ad usare gli altri colori, si smorza un po', diventa un po' meno scuro perché comunque non voglio un occhio troppo pesante per quel giorno, cioè, insomma, sarò già bella presente. Io non servirà avere anche l'occhio pesante. Quindi, insomma, ecco, sto utilizzando i pennelli di Nabla di cui vi volevo tanto parlare, ma poi non mi sono più truccata e quindi siamo sempre lì, però mi sto trovando bene, devo dire la verità. C'è un solo pennello che non sopporto, che è quello duo fibre, che capace che l'ho anche già buttato. Che tipa, vabbè, me lo dico da sola. Però proprio non mi piaceva, anzi, mi dava proprio fastidio alla pelle anche dopo averlo lavato. Che ho detto magari no, è perché invece no, mi dà proprio fastidio. Quindi, ma non è il primo duo fibre che mi dà fastidio, quindi non credo sia colpa di Nabla, quanto proprio magari appunto della mia pelle, boh, magari più delicata, non lo so. Vado a smorzare un po' sempre nella piega. Con un pennello però questa volta un po' più largo, questo nocciolina rosino, sempre della stessa palette. E vado a stare più dentro e cominciare a creare la base del mio trucco. Prendo un pennellino un po' più piccolo, lo stesso marroncino, e vado a delineare un po' sotto l'occhio. Ovviamente con un marroncino, cioè con lo stesso marroncino, quindi chiaro, che una volta sfumato diventa un vedo non vedo, perché ragazzi, se quel giorno lì, ma in generale, se vi fate una sfumatura tanto scura, è vero che adesso stanno tornando di moda le occhiaie, però non è il mio caso e soprattutto non quel giorno, per quanto esista Photoshop, insomma, non mi pare il caso. E dopo, con lo stesso pennellino, sbatte bene, cioè prendo il verde e vado a solo qua, solo in fondo all'occhio, giusto per renderlo più intenso, ma veramente solo ed esclusivamente qua. Andando a sfumare quello che avanza dentro la piega. Bella la tecnica dello specchio perché effettivamente voi non vedete le facce oscene che sto facendo io, a parte gli occhi spalancati, ma non vedete le facce almeno. Ok. Di qua la sfumatura non è salita, in realtà ho proprio due, gli occhi sono diversi, è normale. Di qua ho l'osso che esce un po' di più e quindi sembra quasi che io faccia, che il mio occhio faccia così. Quindi prendo il verdino, sempre con questo piccolo, e per andare a bilanciare, ecco, sì. Faccio questo che allora mi riporta più come questo qui. Adesso ovviamente vado a sfumare entrambi con il pennellone più grande, con la sfumatura che stavo usando prima. Così va meglio, così va decisamente meglio. Poi voi mi vedete sempre con quest'ombra un po' in mezzo perché ovviamente c'è il cavalletto e dopo vi faccio vedere il trucco più da vicino e soprattutto con una luce migliore. Cioè non che questa non sia una luce bella, io da lì mi vedo bene, però voi avete la finestra dietro. Vabbè, così sembro una darchettona. Giuro che dal vivo non è così. Vabbè, adesso comunque andiamo a mettere dei begli sbrillocchi. Come parlo, come parlo. Allora, vado a provare prima di tutto questo, che è molto luminoso e soprattutto si attacca bene, vedete? Ok. E vado a piantarli qui. Mamma mia, bello. Me lo ricordavo bello e lo è ancora di più. Guardate che luminosità che dà. Adesso prendo un attimo il pennello da cipria e vado a spolverare qua sotto. E anche lo aiuto a sfumare tutto quello che ho fatto sotto. Ok. Direi che possiamo definirci soddisfatti. Adesso ovviamente vado a mettere il mascara per le sopracciglia. Mascara uso il vabbè, il Big Boy, il Toy Boy, vabbè, il Toy Boy di Diego Dalla Palma.
E come mascara per le sopracciglia il mio amatissimo Tint Brow Gel di Anastasia, che becco sempre in sconto, io adoro. Eccomi qui, trucco finito. Allora, per le sopracciglia vi ho già detto, e anche per le ciglia, che cosa ho usato. Non ci sono andata molto pesante perché credo che stia per seccarsi, quindi non volevo fare una brutta cosa. Ovviamente giù è il recap, anche perché quando lo trovo scontato lo prendo, sinceramente. E quindi, insomma, e come rossetto, che non so ancora se mi convince, perché secondo me è un po' troppo caldo rispetto al trucco, perlomeno. Non lo so. Eventualmente vedrò se cambiarlo, però volevo dirvi che è il Beautiful Stranger 047 di Pat McGrath, che avevo preso ancora a New York, perché qua devo ancora comprare quelli grandi. Ne ho preso i tre piccoli, ma nessuno dei tre va bene, perché uno è tipo, ecco, vedi, no, marroncino, e non mi fa impazzire, soprattutto non c'entra niente col look che ho fatto. L'altro è proprio marrone, è di quelli proprio effetto velluto, quindi hanno fatto addirittura la patinetta bianca, anche perché non è vecchio, quindi è stato quello. E l'altro è più scuro, un po' più freddo forse, però più scuro. Forse questo poteva andare meglio, non lo so, magari me lo picchietto in mezzo, così faccio uno sfumé. Un degradé, sto mettendo sopra, proprio palese. Non deve essere per forza di Pat McGrath, il rossetto, cioè avevo questo. Tra l'altro non so neanche se mettermi un rossetto, se mettermi una tinta, col fatto che avrò la mascherina purtroppo, quindi non lo so. Ah, comunque quello che ho messo adesso è, sì, è questo. Si chiama Omi, ok. E niente, quindi non so ancora bene che cosa metterò sulle labbra, vi dico la verità, perché non voglio averle secche, ma allo stesso tempo non voglio neanche che mi si tolga con la mascherina, quindi boh. Sì, questa maglia andrebbe stirata, ma parto. E nulla, io spero che il make up vi piaccia, ripeto, poi vi farò una ripresa da fuori. E niente, spero di farvi una foto tipo così, anche quel giorno, sì. O magari lui che mi riprende con me, con il mio riflesso qui sullo specchio, così. Vabbè, ecco. Aspettate, forse riesco a farmi, mentre sono qui. Ok. No, così. Oh, Gesù. Sono una deficiente, lo so, però visto che avevo preso la cosa, niente, io lo amo, lo amo. E nulla, io spero di avervi fatto compagnia, spero di avervi dato qualche idea. Se trovate la mini retro e avete un sottotono freddo, ve la... perché vedete, perché non so se dire retro o retro, perché in realtà non ha l'accento, però non lo so. Comunque se la trovate, prendetela, perché a me piace molto, secondo me è molto passepartout, sia per un trucco da tutti i giorni, sia... per un trucco un pochino più strong se andate a usare i colori in maniera più vivida. E nulla, mi piace molto, trovo che questo trucco sia molto elegante. E nulla, basta. Io vi mando un bacione e ci vediamo in un prossimo video.